Buon pomeriggio e ben trovati con Lunedì Sport. In apertura il basket, ancora un'altra sconfitta per l'Udas Cerignola. Nonostante una generosa prestazione, i biancazzurri di Gigi Marinelli perdono per 65-73 ad opera dell'Olimpia Matera. La sfida salvezza cruciale per un campionato che si sta rivelando sempre più irto di difficoltà. L'avvio fra le due compagini è molto equilibrato, con il duo materano Battistini Ochoa in gran spolvero, con Terenzi in regia. La sponda biancazzurra risponde con Tessitore e Di Pedico unitamente in difesa a gamba rotta, Kuscev e 13. I padroni di casa tentano il primo allungo della serata, ma Gambarotta e Tessitore recuperano fino a meno 3 e il primo quarto si chiude 21 a 18 per i padroni di casa. Nella seconda frazione Matera mostra il suo lato chirurgico di precisione dalla distanza con Corazzi. I cannibali non ci stanno e la coppia Ivedic-Kuscev serra le file della gara chiudendo all'intervallo lungo sul 34 a 39. Cambio di rotta per l'Udas Basket, che riesce ad effettuare il sorpasso nella fase in cui Matera soffre sul piano difensivo, ma rimane in scia degli avversari. L'ultima frazione di gara vede le due difese scontrarsi in una lotta serrata all'ultimo pallone. Gli ultimi 2 minuti vedono Migliori non fallire dalla distanza e per l'Udas i sogni si infrangono in anticipo e Matera si porta a casa 2 punti d'oro. Adesso c'è da preparare l'insidiosa trasferta di Nardò perdente a Cambly, con l'attesa anche per le novità di mercato. Andiamo a vedere i risultati e la classifica di questa 8ª giornata di ritorno del campionato di basket Serie B. Recanati, Porto Sant'Elpidio 68-61, a Fabriano, Senigallia, Abate Fabriano 82-76, Civitanova Marche, Ortone 84-67. Cambly Nardò 91 a 80, a Perugia, Pescara batte Perugia 85 a 68, Cestistica San Severo, Giulianova Basket 81 a 63, a Matera, Olimpia Matera batte Udas Basket 73 a 65 e Bisceglie batte Teramo 76 a 56. La classifica vede in testa San Severo con 42 punti, Recanati a quota 32, Bisceglie 30, Senigallia, Cambly e Pescara a quota 26. Per la bassa classifica invece Nardò 22 punti, Giulianova 20, Fabriano 16, Udas Basket 14, Perugia 10 ed Ortona a quota 8 punti. Adesso la pallavolo, il campionato di Serie B 1 donne, vede nella terza giornata del girone di ritorno la formazione della Libera Virtus che torna al successo. Le ragazze allenate da Salvatore Albanese e Cosimo Di Lucia hanno vinto in casa il derby contro Manfredonia con il punteggio di 3 a 1. Al termine di una partita intensissima, 25-22, 21-25, 25-23, 25-19 i parziali per le Virtusine. Questo è il quadro completo e dei risultati e la classifica: Messina, Arzano, Torrese Napoli, Catania e Cutropiano scappati 3-0. Ad Isernia, Covazzi Roma batte Isernia 3-0 con identico punteggio. La vittoria di Latina sul gruppo Roma e il Chieti ha battuto il Lecce per 3-1. Classifica: Cutrobiano 41 punti, Latina 37, Chieti 36, Scavati 21, Libera Virtus e Messina 20, Arzano e Isernia 15, Manfredonia 12 e Catania a quota 0. E adesso sentiamo l'analisi vostra partita di Libera Virtus e Manfredonia nelle parole del tecnico delle ragazze Ovantine, Salvatore Albanese. È un derby, una partita importante. Che partita hai visto? Beh, non è stata sicuramente forse la migliore delle nostre gare, però i derby sono così, ci stanno tante emozioni che si trascinano in campo, quindi è difficile riuscire a giocare una partita con la giusta concentrazione, la giusta linearità. Abbiamo avuto anche qualche problema fisico in settimana, quindi qualche tensione in effetti prima della gara ci sta. Per questo sono contento comunque di come siamo usciti dalla difficoltà e cercando comunque di avere il massimo dell'ordine in campo. E in particolare sono contento anche di come siamo usciti in attacco. Stiamo crescendo in questo fondamentale, forse qualcosina ancora da aggiustare di nuovo sul sistema di muro e di difesa anche in difesa. Però qualche correzione che abbiamo fatto anche durante la gara, le ragazze hanno recepito subito e questa è anche una cosa importante.
Sono state molto reattive tutte. Chi ti ha dato i segnali più importanti, diciamo, quelli più interessanti per le prossime gare, per il prossimo proseguo di campionato? No, allora, in generale è stata una partita, una buona prestazione corale, sicuramente, perché le centrali hanno fatto un buon lavoro a muro, magari non ci sono stati tanti muri punto, però abbiamo toccato tanto in modo da facilitare anche la difesa. Siamo partiti molto bene anche in attacco proprio con i centrali. Le bande, Montenegro ha giocato bene sul muro avversario, Martilotti è cresciuta negli ultimi due set prendendo per mano la squadra come è solita fare da capitano, e Mauriello pure è stata stratosferica stasera, a qualsiasi pallone che è passata davanti ha tirato come è giusto che sia nel suo ruolo, e insomma sono stato contentissimo, ripeto, di tutta la prestazione e anche di come Altomonte poi ha distribuito quindi il gioco a tutte quante. Primo bilancio. Questa dunque è l'analisi di Salvatore Albanese a fine partita. Ricordiamo che ieri ha giocato anche in Serie C uomini per quanto riguarda la quarta giornata di ritorno la Fenice Volley. I ragazzi di Pino Dauro hanno vinto in trasferta 3-0 contro il Rubano con i parziali di 25-19, 25-19, 25-12 e consolidano il primato in classifica, seppur la seconda Group Lucera ha vinto in casa contro Cassano per 3-0 e poi il prossimo weekend c'è appunto la sfida prima contro seconda sabato prossimo tra Fenice Volley e Gruppo Lucera, ma di questo poi ne parleremo nel corso di questi giorni. Adesso il calcio, la Serie D sfuma nelle finali, il sogno dei tre punti per l'Audace e Cerignola. I gialloblu di Grimaldi nella settima di ritorno della Serie D sono stati fermati sull'1-1 dalla capolista Potenza. Vantaggio gialloblu al tredicesimo con la rete di Russo su cross perfetto ad opera di Longo. Tra primo e secondo tempo i gialloblu creano 3-4 palle gol per cercare di chiudere la partita, ma nel finale arriva il pareggio Peppa ad opera di Branza per i potentini che gela il Monterisi, una vittoria sfumata proprio nel finale. Adesso si cercherà di rimettere le cose a posto e quantomeno vincere nel prossimo impegno in casa della Turris vincente 2-1 sulla Sarnese. Allora per il dopo partita inerente Audace Cerignola Potenza sentiamo il collega e inviato della notizia web dal Monterisi Emanuele Parlati insieme con l'intervista a Teori Rimani. Parlati dagli spogliatoi dello stadio Monterisi, è terminato 1-1 il big match fra Audace Cerignola e Potenza, valido per la 24esima giornata del girone H di Serie D. Qua al mio fianco mister Teore Grimaldi, mister, un pari che brucia, giunto da parte degli ospiti al 90esimo dopo una prestazione magnifica del Cerignola. Sì, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante di grossa qualità, quantità, meritavano ampiamente la vittoria. Se c'era una squadra oggi che doveva portare a casa i tre punti sicuramente eravamo noi. Purtroppo ci vuole anche fortuna e andiamo avanti. L'Audace ha avuto a inizio ripresa l'opportunità per il 2-0, magari c'entra anche in questo caso il discorso della fortuna, fatto sta che oggi veramente i ragazzi sono stati encomiabili, più forti delle tante assenze e del valore dell'avversario. Sì, è encomiabile, hai usato il termine giusto, avevamo tante defezioni ma non ci siamo persi d'animo, abbiamo fatto una partita di spessore, la potevamo chiudere con Carannante e lì forse finiva lì la partita, poi abbiamo avuto qualche altra occasione, forse c'era anche un rigore per noi verso la fine, l'abito non se l'ha sentita, va bene così, però mi va di fare i complimenti a questi ragazzi che oggi hanno fatto, ti ripeto, una grossissima prestazione, nonostante avevamo tante defezioni, una panchina quasi tutti under contro una corazzata, ma onestamente oggi il Cerignola ha dimostrato di essere all'altezza. E allora adesso andiamo ancora a parlare di calcio, ma stavolta calcio a 5 femminile, settima giornata del girone di ritorno, sconfitta per la Uniti per Cerignola. Le ragazze di mister Vasciavero hanno perso ieri al Campo Pares il derby contro Manfredonia con il punteggio di 2-1, non esente da colpe anche la terna arbitrale con qualche decisione discutibile. Con questo risultato insomma la situazione non è che sia proprio idilliaca per le ragazze di mister Vasciavero. Il quadro completo della giornata e la classifica: Macula Molfetta, Sirio 2-3, Uniti per Cerignola Manfredonia 1-2, Biceglie Put Salsalinis 2-1, San Michele Olympic Trani 3-2, Savane Apolis 3-0,
Melbignano Altamura 7-0, Taranto Bitonto 4-4. Per quanto riguarda la classifica, in testa Taranto e Melbignano a quota 43, Manfredonia 40. Per la bassa classifica abbiamo Altamura 28 punti, Uniti per Cerignola 26, Sava 20, Bitonto 17, Pulsal Salinis 12 e Neapolis a quota 0. Chiudiamo con la Serie B e la Serie A. Allora, per quanto riguarda la Serie B, da registrare sabato scorso il successo del Poggia contro il Cardi con il punteggio di 3-0 che rivitalizza gli uomini di Giovanni Stoppa e portano a casa tre punti pesanti e per ora si allontanano dalla zona pericolo. Invece, per quanto riguarda il campionato di Serie A, continua la lotta a scudetto tra Juventus e Napoli, entrambe vincenti, i bianconeri nel derby contro il Torino per 1-0 e di misura anche il Napoli nei confronti della Spal. Tra gli altri risultati di rilievo da segnalare i successi di Benevento e Bologna, i campani 3-2 al Crotone, il Bologna 2-1 al Sassuolo, mentre Atalanta Fiorentina è finita in parità un punto per parte 1-1, il Milan ha battuto la Sampdoria di misura per 1-0. Il quadro si completerà questa sera con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Verona. È tutto per questa edizione sprint di Lunedì Sport, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il telegiornale questa sera alle 19. Buon proseguimento e a più tardi.